Come già annunciato ieri, la magistratura adesso vuole vederci chiaro sulla morte di Marcello Cannata, l'imprenditore cinquantenne modicano, deceduto mercoledì al Maggiore di Modica a causa di un impianto installato nel suo corpo che con il passare del tempo gli avrebbe provocato diverse disfunzioni. Nello specifico, circa 15 anni fa Marcello si sottopose a un intervento chirurgico effettuato a Palermo per un trapianto renale e si era sottoposto anche a dialisi per migliorare le sue funzioni renali. La protesi però installata gli avrebbe perforato l'intestino, provocandogli una forte emorragia interna. L'uomo quindi ultimamente ha iniziato ad accusare dolori e malesseri sempre più preoccupanti e per questo la decisione di recarsi al Maggiore di Modica negli scorsi giorni, dove i medici, dopo aver esaminato i risultati delle TAC, si accorsero di qualcosa di anomalo. Quello che a prima vista sembrava un corpo estraneo si è scoperto essere proprio la protesi installata anni prima a Palermo. Ne è seguito un delicato intervento chirurgico che, nonostante alcuni iniziali segnali di miglioramento, non è servito però a salvargli la vita. Venerdì della scorsa settimana il ricovero e solamente mercoledì la morte, che ha lasciato tutti con diversi dubbi proprio sulle cause effettive del decesso e su eventuali responsabilità. Per questi motivi la Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto nelle scorse ore il sequestro della salma dell'imprenditore modicano, titolare di un negozio di articoli di edilizia in contrada Trebalata a Modica. Saltano dunque i funerali già fissati per oggi nella chiesa di Sant'Elena. La magistratura inquirente, insomma, adesso intende capire, come era normale aspettarsi, la natura del decesso di Cannata e per questo la disposizione dell'esame cadaverico che avverrà nelle prossime ore, utile a capire in che modo quella protesi avrebbe compromesso a tal punto da togliergli la vita le condizioni di salute di Marcello Cannata.